Il dietro è servito a metà di un martedì pomeriggio che segnava la ripresa degli allenamenti della squadra. Massimo Oddo non è più l'allenatore del Pescara, sollevato dall'incarico al pari del vice Marcello Donatelli, un epilogo che era nell'aria nelle ore seguenti la disfatta di Torino. Ma le modalità sono clamorose per il semplice motivo che appena la sera prima la società stessa aveva annunciato tramite comunicato che, dopo una giornata fatta di incontri e valutazioni, Massimo Oddo e il suo staff avrebbero continuato a guidare il Pescara, confermando dunque. Il tecnico dell'ultima promozione. Invece, mentre la squadra svolgeva la prima seduta settimanale, si consumava l'incontro tra Sebastiani e Oddo, quello che ha sancito il divorzio tra le parti. Niente dimissioni, ma esonero. Squadra momentaneamente affidata al collaboratore tecnico Luciano Zauri, in attesa del nome del nuovo allenatore. Scelta interna, Ruscitti, vecchi marpioni come De Cagno, Deglio Rossi o giovani che cercano una nuova opportunità, Panucci, Liverani. Di nomi ne circolano tanti. Anche quello di un ritorno, l'Abruzzese Ivo Iaconi. Ma nelle ultime ore si fa sempre più strada l'ipotesi dell'ex allenatore dell'Ellas Verona, Andrea Mandorlini. Il comunicato dell'esonero parla di sacrificio con il quale responsabilizzare l'attuale gruppo di calciatori affinché non si ripetano mai più prestazioni come quelle offerte. Sottinteso, aggiungiamo noi, negli ultimi tempi: solo nel girone di ritorno 5 partite, 5 sconfitte e 20 gol al passivo, anche se si potrebbe estendere quasi all'intero campionato. Massimo Oddo paga una stagione senza vittorie sul campo, con appena 6 punti reali frutto di altrettanti pareggi. Con la difesa peggiore del torneo, soprattutto l'aver portato avanti un progetto tecnico fallimentare. E aver condiviso, non senza qualche mugugno, un mercato estivo dove alcune scelte dell'allenatore stesso hanno avuto un impatto considerevole. Il mancato arrivo di risultati anche nella fase migliore della squadra, cioè nei primi due mesi, ha minato la stabilità e l'autostima di un gruppo che è diventato fragilissimo nel corso dei mesi, dando dei timidi segnali di vita nelle gare proibitive, ma steccando in maniera plateale e clamorosa le gare all'apparenza più alla portata o comunque più giocabili. Se Massimo Oddo è rimasto così tanto sulla panchina, nonostante tutto, tutto, lo si deve allo straordinario credito accumulato da quel 16 maggio 2015 quando, da allenatore della primavera, Biancazzurra fu chiamato a sostituire Marco Baroni alla vigilia dell'ultima giornata di campionato di Serie B con il Livorno, portando la squadra a un passo dalla Serie A con un cambio di mentalità infuso alla squadra ed una serie di scelte anche in termini di comunicazione che hanno riacceso la piazza. Nel successivo campionato, Oddo ha costruito una squadra propositiva, sfacciata, sbarazzina e nobilitata dalle prodezze di Mr. 30 Gol. Gianluca Lapadula, infiammando l'ambiente, specie nella prima parte di stagione, fino a centrare, come Zeman, sette vittorie consecutive. La società non ha esitato a lasciare al suo posto nel corso della mini crisi che ha impedito al Delfino di lottare per il vertice, nove gare senza vittorie e playoff quasi in pericolo prima che il finale di stagione restituisse una squadra meno spavalda ma più matura, capace di centrare il quarto posto in campionato e quindi la promozione in Serie A tramite i playoff. La continuazione del progetto tecnico sembrava per tanti la carta vincente per la salvezza o per giocarsela fino alla fine, ma la Serie A non ha fatto sconti neanche ad un allenatore così rampante in ascesa. La A non perdona, troppo divario economico tra le neopromosse e le altre, per giocarsela serve un altro tipo di approccio, un'esperienza della quale Oddo saprà fare tesoro.